Non inganni il punteggio finale 94-76, Torino era giunta al Palatagliate per dare battaglia e fino a metà partita ci era anche riuscita, poi una sontuosa Giulia Gatti ha dato il là alla solo biancorosso del secondo tempo. Inizio di partita equilibrato, con gli attacchi che hanno la meglio sulle difese, Torino prova a spingere e tirare nei primi secondi dell'azione, Lucca esplora il pitturato con continuità. Le buone percentuali premiano le ospiti che a 3 dal termine del quarto comandano 11-19. Le biancorosse sono imprecise ai liberi e in 12 visite portano a casa solo 6 punti. Torino chiude il primo quarto avanti 18-25. Nel secondo quarto aumenta l'intensità del gioco lucchese e con la seconda tripla del capitan Gatti Lucca trova il vantaggio sul 34-33 a 3-53 dall'intervallo lungo. Le biancorosse provano anche l'allungo sul 41-36 dopo una bella tripla in transizione di Ravelli, ma Torino, che si gioca tanto della sua stagione, non ci sta e ricuce con Lorenz e Milazzo per il 41-40 a 60 secondi dall'intervallo. A Orazzo risponde Davis, a metà partita è 43-42. Dopo l'intervallo la partita trova subito il suo padrone. Trainate da una super Giulia Gatti, Lucca mette la quarta e Vacca un piacere. Assieme al capitano si fanno trovare pronte Orazzo, 3 su 3 dalla lunga distanza, e Treffers, 20 punti e top scorer della gara. Si va agli ultimi 10 minuti sul punteggio di 72-60. Il quarto decisivo si apre subito con un parziale di 10-0 Lucca, che indirizza decisamente la partita. Torino non si arrende e ci prova, a più riprese, ma la distanza tra le due squadre non si abbassa mai sotto la doppia cifra. Coach Serventi può concedere la passerella finale sia a Salvestrini che a Cibeca, alla sirena il 94-76, adesso turno di riposo e poi testa ai playoff. Ma noi ci collocavamo fra il quinto e il sesto posto, ci manca qualche punto, ma è la classifica che ci aspettavamo. Qualche delusione per qualche partita che avevamo in mano che abbiamo perso, e altre soddisfazioni come Napoli, che purtroppo è contato poco. Adesso pensiamo ai playoff, discorso che dobbiamo, il primo obiettivo che ci poniamo come progetto è di continuare ad esserci in maniera dignitosa, perché sennò ci perderebbe tutto lo sport.